Ben ritrovati alla seconda edizione di TG Festival, Festival Biblico del Decennale, 10 anni quindi per questa splendida edizione che parla delle scritture. Il tema di quest'anno è la narrazione, narrare, perché cos'altro non è la Bibbia se non un grandissimo racconto. E una delle narrazioni più importanti di questa giornata l'ha data Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Siamo appena fuori Napoli, siamo all'interno di quella che viene considerata la terra dei fuochi. Difficile suo racconto, sentiamo. Don Maurizio, che cosa spinge un prete a scendere dall'altare e a mescolarsi con la polvere della terra? Innanzitutto penso che lo spinga la sua stessa umanità, la sua dignità di uomo, l'amore per la sua terra, l'amore per la sua gente, l'amore per la sua vocazione. Un prete è un uomo del quale Dio si è affidato e gli ha affidato le persone, non le carte, non le idee, gli ha affidato le persone. E ricordati che noi saremo giudicati un giorno sull'amore. Il capitolo 25 di San Matteo dice: io ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere. Non dice: ho avuto sete di aria, perché all'epoca l'aria era respirabile, ma penso che se Gesù fosse arrivato adesso avrebbe fatto la stessa cosa. Mortificare la terra, avvelenare la terra, vuol dire avvelenare gli uomini, condannarli a morte. Dobbiamo fare qualcosa in più. Che idea si è fatta della politica? Guarda, io sono l'uomo più pacifico del mondo e poi sono un prete, quindi cerco sempre ciò che unisce, non ciò che divide. Però dobbiamo dire che la politica è stata troppo lenta in questo nostro discorso. Cioè, quel poco che si è ottenuto per i volontari. Anche questo decreto legge, che poi è stato trasformato in legge il 6 di gennaio, di febbraio, ma perché sono stati volontari a spingere, ed è nato così piccola questa legge. Io ho detto al ministro Orlando e anche a Martina in un convegno: sembra che questa legge sia nata col peccato originale, ha bisogno di essere battezzata. Un altro incontro con l'autore all'interno della 10ª edizione del Festival Biblico a Vicenza. L'amicizia che Gesù ha intrattenuto con alcuni suoi contemporanei è possibile anche oggi? A rispondere a questa domanda Aldo Martin, noto biblista vicentino. Ciò che sorprende invece è... Innanzitutto l'esperienza e la tradizione della Chiesa dice che nella lectio divina, cioè nella lettura orante della Sacra Scrittura, si fa un'esperienza reale della presenza di Dio nella propria vita. Ed è chiaro che per un cristiano questa esperienza di Dio si connota precisamente nell'incontro con Gesù Cristo, perché la parola per eccellenza è Lui che noi ascoltiamo nella Scrittura, è Lui che serviamo nei poveri, lo possiamo incontrare concretamente nel rapporto personale con chi ha bisogno del nostro contributo, della nostra prossimità, e lo incontriamo come nostro compagno di viaggio nella celebrazione dei sacramenti della comunità cristiana, laddove Lui ha garantito e assicurato di essere presente e di continuare a vivere accanto ai Suoi discepoli. Lui che ci chiama l'amicizia. Questo contributo desidera offrire una panoramica, direi abbastanza vasta, di quello che nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, si propone come una relazione personale che Gesù ha instaurato con tanti suoi contemporanei, e a partire anche dal dono che Lui fa nell'ultima cena, di un dono dell'amicizia aperto a tutti i Suoi discepoli. Il contributo attraversa 4 percorsi. Gesù amico dei peccatori, Gesù fedele amico nell'Eucarestia, un Gesù che chiede, supplica l'amicizia nel momento della passione, e poi un Gesù che diventa amico atteso nell'orizzonte della parusia. Tornando alla Bibbia, alle sue narrazioni, oggi si è parlato al Festival Biblico anche di donne, le tantissime donne della Bibbia, forse un po' troppo adombrate nel corso dei secoli. Sentiamo. Come si raccontano le donne nella Bibbia e non solo? Si raccontano perché ci sono molte figure femminili nella Bibbia. Il problema è che sono state sottovalutate, rese invisibili e anche malinterpretate. Allora il compito delle teologhe, il compito di noi donne che studiamo finalmente dopo il Vaticano II, è di creare una nuova narrazione, cioè presentare un testo biblico che non sia contro le donne, ma che invece faccia vedere come le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. Quindi da una parte una nuova narrazione del testo sacro, ma dall'altra parte anche una nuova narrazione della tradizione, cioè di come
le stesse donne nella storia hanno saputo rileggere le figure femminili dando un nuovo significato. Queste donne si sono raccontate, ma non sono state ascoltate, perché c'è anche questo come problema, l'ascolto. Ma sì, in realtà le donne della Bibbia sono talmente tante, talmente belle, talmente ricche, che probabilmente è stata fatta una piccola operazione di rimozione della loro importanza. Ci sono figure ben più, rivoluzionarie. Sì, sì, lo possiamo dire, e che aspettano ancora di trovare la loro voce. Qualche nome? Ma Esther, Giuditta. Quindi lei consiglia di sfogliare la Bibbia e di fermarsi magari a conoscere queste figure? Io consiglio Giuditta, di Giuditta sono un po' innamorata, è una figura che ho amato tantissimo e che continuo ad amare tantissimo, perché lei fa qualcosa che va molto oltre a quello che l'immaginario ci ha consegnato. Allora, l'immaginario ci ha consegnato questa capacità anche di questa donna di usare l'arma femminile, considerata femminile, della seduzione, e di metterla al servizio di un progetto di Dio, che è quello di salvare il suo popolo. Però c'è molto di più dietro, c'è la schiavitù di una fede ancora ricattatoria, dove che è rivelata dal popolo, e c'è invece la libertà di una fede che interpella Dio e dice: caro Dio, col mio aiuto, con le mie mani, facciamo insieme quello che tu. Come hai visto e come guarda Gesù, che cosa rivela il suo sguardo? A raccontarcelo l'autrice di Da Cana a Cana, Sguardi Incontri, la teologa suor Elena Bosetti. In anni abbiamo combinato delle cose. Le nozze di Cana è visto anzitutto dalla madre. È lo sguardo della madre, ed è uno sguardo pieno di fiducia. La madre sa che il figlio può venire incontro ai bisogni di quelle nozze che ormai scarseggiano di vino. E quindi è uno sguardo, quello della madre, pieno di fiducia e anche di una donna che osa, che sa rischiare. E poi possiamo dire che alle nozze di Cana è visto ovviamente anche dai servi, è visto dai discepoli, che alla fine riconoscono la sua gloria. In modo particolare l'occasione di questo incontro all'interno del Festival Francescano di quest'anno viene... Lo sguardo di Gesù rivela oltre, rivela il mistero di Dio, rivela il volto di Dio, la sua bontà, la sua tenerezza. Rivela, direi, quello che ognuno di noi sogna e ha nel cuore, la dolcezza di Dio sulla umanità ferita, il suo prendersi cura. La prospettiva dalla quale io leggo il Vangelo di Giovanni è quella dell'amore, e Giovanni è stato chiamato fin dall'antichità il Vangelo spirituale, e lo è. Il lasciarci guardare da Gesù è ancora più importante che guardare noi Gesù, perché lasciandoci guardare allora avviene quel contagio che capita agli innamorati, i quali non hanno bisogno di tante parole, no? Ma quel guardarsi, che è già una profonda intesa, in fondo lo sguardo dice anche il non detto, dice di più, dice un amore accolto e donato. Facciamo un passo indietro adesso invece per vedere altri appuntamenti che sono avvenuti nel corso di questo lungo mese di pre-festival, potremmo chiamarlo, in altre zone del territorio veneto, a Rovigo e a Verona. Cari amici del Festival Biblico, benvenuti alla Festa dei Ragazzi. Oggi, sabato 24 maggio, stiamo vivendo un'esperienza molto bella con 300 ragazzi che, dal titolo Il racconto più bello lo dipingo io, dipingere la Bibbia per dare colore alla vita. Ci troviamo nei giardini di Piazza Matteotti, ci troviamo nel cuore della città, e adesso i ragazzi sono divisi a gruppi e ognuno dei loro gruppi dipingerà scene della Bibbia, che poi diventerà un libro unico alla fine della festa. È una festa molto bella che coinvolge l'Ufficio Catechistico Diocesano, è stata organizzata dall'ACR, Azione Cattolica Ragazzi, in collaborazione con altre associazioni e soprattutto in collaborazione con la Chiesa Evangelica Battista, gruppo turistico culturale della città, il CEDI, CTG, e anche con la GESCI. E buona festa, perché il Festival Biblico è una festa per tutti. Abbiamo pensato di tradurre intanto la Bibbia a formato ragazzi, quindi i punti che loro conoscono, che conoscono maggiormente, li dipingeranno con tecniche diverse, chi sul lenzuolo, chi sul cartoncino, chi incollerà,
chi taglierà, chi farà la tecnica dei madonnari, quindi in modi diversi andremo a riportare la Bibbia secondo gli occhi dei ragazzi. Beh, stiamo facendo la festa, il festival biblico, l'abbiamo cominciato venerdì nel pomeriggio e lo finiremo domenica sera. Sono quindi 3 giorni per riscoprire un'esperienza di rapporto con Dio che è stata vissuta nel corso della storia, soprattutto del popolo di Israele e delle prime comunità cristiane. Ma la Bibbia è soprattutto come una luce che ci aiuta a leggere, a interpretare la vita attuale, per vedere da qual parte camminare, in che modo spendere la vita, per che cosa vale la pena di vivere. Quindi la Bibbia ha questo vantaggio di essere come una luce che accendiamo sulla nostra vita per gestirla bene e non sciuparla. La gente vaga per le strade, va di fretta per i soldi, chi li aspetta, chi li getta. La città risponde e questa è la cosa importante. Abbiamo fatto un'accoglienza scoppiettante e ho voluto puntare il dito questa volta, quest'anno, al discorso come la musica si è radicata tra i bambini, tra i ragazzi, di come la Bibbia non sia una cosa di cui averne paura a parlarne e soprattutto che la possiamo trovare e scovare nelle musiche di ogni giorno. Abbiamo ascoltato una canzone nota di un rapper comunissimo che è della linea e del brand milanese del rap italiano e anche lui aveva questa biblicità all'interno che siamo riusciti a individuare. L'umore è come il cielo e non può essere sempre sereno. Lungo la strada passa bene o male, tu smettere di camminare lungo la strada. Alla fine ci siamo lasciati con il motto della giornata, cioè il colorato, e quindi abbiamo colorato la platea e giallo, verde, rosso e blu, alla Bibbia ci credi tu. Dopo l'assassinio di Abele, Caino è terrorizzato dal fatto che chiunque potrà prenderlo e ucciderlo. E allora il Signore dice: no, nessuno potrà toccare Caino. Anzi, io metterò un segno su di lui, eccetera, eccetera. Vuol dire, anche il Signore in questo caso indica qual è la strada. Non è quella della vendetta, ma è quella del guardarci ognuno negli occhi per capire tutte le nostre fragilità, i nostri errori e cercare di ripartire da quelli. Non c'è tanta voglia di perdonare, si fa fatica a perdonare. Perdono, perdono, è il più alto atto d'amore, il più grande e il più alto atto d'amore. E si fa fatica, c'è sempre la voglia di gogna, è triste come succede spesso, che noi vediamo anche durante i servizi televisivi, dove alla fine di un processo qualcuno che viene condannato, qualche familiare dice che è troppo poco quello che gli è stato dato, bisognerebbe dare di più, come se il tempo del carcere fosse il tempo che restituisce qualcosa, invece è solo il tempo della vendetta. Basterebbe fare un passaggio semplice, usare il Vangelo più che la Bibbia, ritengo le parole e la storia di Gesù Cristo, come una cartina di tornasole rispetto a quello che succede. Quando succede qualcosa, vedere come si è comportato lui nei confronti di chi ha fatto del male, di chi ha sbagliato. E se noi facessimo uguale, sarebbe la stessa cosa. Dialogare con Dio nella stessa lingua con cui si parla con il padre e la madre. Questo diceva nel 1971 in una predica Don Prachecco Placerani, una delle figure di fede di spicco del Friuli Venezia Giulia. A più di 40 anni di distanza la sua frase ha illuminato uno degli incontri veronesi del Festival Biblico, dedicato alla lettura delle Sacre Scritture in una parola inconsueta, quella della lingua friulana, assieme al Fogolar Furlan. In che dice? A Fagerin una gnoce a Cane di Galilea e a Iere anche la Mari di Gesù. Le nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù, l'episodio scelto per la lettura biblica.
è stato tratto da Le Bibbie in Furlan, la traduzione completa delle sacre scritture dal greco al friulano, un'opera monumentale di 2600 pagine, redatta ormai 7 anni fa sotto l'egida del cardinal Ruini e che è stata regalata nell'occasione dal Fogolar Furlan al vescovo di Verona. Questo incontro, direi, ci porta alle origini della nostra fede, a quell'atto iniziale che ha dato il via all'esistenza, perché Dio, si dice nella Bibbia, ha creato per amore e ha chiamato la persona umana a vivere nell'amore. C'è un atto che, diremo così, segna l'inizio della vita, della rivelazione di Gesù. Questo atto è proprio Cana, le nozze di Cana, è il primo, si dice, dei segni, ed è anche significativo che questo primo segno sia legato a una bevanda che per noi friulani hanno di buonissimi vini, ma anche Verona, eccetera, è legata al vino. E questo è anche il motivo per cui la sede che ospita questo evento è un'osteria, dove si vende il vino, l'osteria da Ugo.